Buongiorno e buon venerdì, finalmente è arrivato il venerdì. Sono in ferie fino all'8 gennaio. E sono troppo contenta perché ho troppo bisogno di vacanze quest'anno. Allora, ieri sera abbiamo messo a posto tutto quello che potevamo. Ovviamente, siamo andati a cena perché siamo andati alla recita. Poi ieri ho interrotto il video perché c'è stato quell'incidente. Sono stata ferma fino a 5 alle 6. Poi a 5 alle 6 ci hanno dato la possibilità di fare inversione di marcia perché tanto dall'altra parte non arrivava nessuno, non facevano passare, quindi ho fatto inversione di marcia, sono tornata indietro veloce dalla tangenziale e sono arrivata a scuola alle 6 e 3 minuti. Pietro era appena entrato, quindi ho visto metà balletto, però ce l'ho fatta. Però ragazzi, è stato un incubo perché sono stata ferma lì dalle 3:30 fino alle 5 alle 6 ero devastata, pensierosa perché pensavo a quelle povere famiglie e stanca, stanca. Poi avevo freddo, spegnevo la macchina per non lasciarla accesa, la spegnevo, avevo freddo, allora la riaccendevo. 2 ore e mezza di incubo, però vabbè, ce l'abbiamo fatta. Però veramente io penso a quanto veloce sia quell'istante che ti rovini la vita. Io vedo tante persone con questi macchinoni che vanno veloci, che sorpassano, ma dico, ma dove devi andare? Ma se sei in ritardo, esci prima. Non è il caso che vai veloce, sorpassa, ammazzi la gente, perché poi oltre a ammazzarti te, ammazzi anche gli altri. Cioè, veramente io sono sconvolta da quello che è successo, ma veramente sconvolta. Comunque, vabbè. Adesso vado a lavorare, e oggi vado all'IKEA. Andiamo all'IKEA di Torino, penso, e così vado a comprare il Vesta. Tra l'altro, mi è venuto in mente adesso che devo prendere il buono, perché se no me lo dimentico. Mi è venuto un flash, cioè io andavo all'IKEA senza buono. E andiamo a comprare il Vesta e poi vediamo, magari 2 o 3 regalini per Natale. È tutto sistemato. Guardate, ci siamo fatti un mazzo ieri e Mauro. Siamo venuti a casa, abbiamo ancora pulito tutto. Abbiamo messo qua il divano. Vabbè, c'è la mia giacca sopra con il mio marsupio, qui c'è il posto dove andrà la televisione che Mauro metterà sabato. Qui abbiamo messo l'albero di Natale, guardate, tra l'altro il pavimento è ancora uno schifo, l'avevo pulito non so quante volte tra ieri e l'altro ieri. Siamo lì continuamente a pulirlo, ma adesso nel weekend lo sgrasserò per bene perché è rimasto comunque sporco. Però vabbè, qui abbiamo messo l'albero di Natale, ma qui poi ci andrà il tavolo. Tra la televisione e il divano c'è un bel pezzo, guardate, anche perché il divano è bello profondo, il nostro è 1 metro per 1 metro, e qui c'è tutto lo spazio per il tavolo. Per ora abbiamo messo l'albero di Natale, tra l'altro devo andare a sistemare tutti i rami sotto perché ieri togliendolo dalla cameretta si è sformato, quindi devo metterli. Qui ci sono le palline di Zoe, guardate, l'amore mio mi manca tanto. Qui e qui, sempre con noi, Topolina. E qui invece ho già messo il vaso, questo qui. Manca il forno che Mauro metterà nel weekend, forse. Ho messo la ghirlanda, lì c'è la fotocamera. Ho posizionato i bimbi, che questi sono assolutamente necessari. Così. Poi vabbè, la cucina adesso è rovinata perché ci andrà un pezzo in più di cucina, però loro mi hanno comunque messo anche lo zoccolino. Me l'hanno tagliato e me l'hanno messo. Guardate. Ecco qui. La cucina non ha bisogno di niente se non di questa giunta. Comunque qui. Ieri parlavo con Mauro e ci è venuto in mente il costruttore quando abbiamo costruito casa, che continuava a dirci: ma ragazzi, ma guardate che secondo me la cucina è troppo grossa,
Ragazzi, guardate che secondo me la cucina è troppo grossa, dovete fare qualcos'altro, fate sto lavatoio che lui ci aveva messo. Noi niente, non abbiamo voluto e in effetti ora buttando giù la parete ci siamo resi conto che secondo noi è in effetti una cucina troppo grande per essere comunque una cucina e secondo me anche qualche metro in meno poteva andare bene perché con la parete giù davvero sembra allucinante, cioè ci siamo resi conto che in effetti lui che era del mestiere sapeva e infatti ci aveva consigliato di farla un pochino più piccola, si nota tanto, infatti non vedo l'ora che arrivi la penisola perché almeno taglia un po' la stanza perché sennò sembra veramente un salotto, quindi non vedo l'ora che arrivi. Guardate già solo sta parete della dispensa, sta parete qui è immensa, infatti devo studiarmi assolutamente qualcosa perché non me ne rendevo conto, quando avevo la porta io non me ne rendevo conto perché a metà c'era poi la porta aperta, prendeva mezza parete, invece adesso mi sto rendendo conto di quanto sia lunga questa parete. Quindi sono, allora tutta la parete sono 5 metri e mezzo, anche 6 secondo me. Potrebbe essere anche 6 perché fino qui sono 4 metri, no, 5 metri. Questa qua sarà 5 metri di parete, gigante, fin troppo. Quindi mi devo studiare qualcosa in quella parete lì, che non me ne rendevo conto, ripeto, perché avevo la porta. E questa è la visuale da questa angolazione qua, vedete? Così. Adesso vado a lavorare perché sennò faccio tardi, davvero, ci vediamo dopo. Allora, noi siamo appena arrivate all'IKEA, così riesco a prendere qualcosa per il salotto. Il buono l'ho dimenticato in macchina, devo tornare indietro.
appena arrivata a casa, come avete visto, siamo andati all'IKEA. Tra l'altro, siamo stati benissimo perché non c'era praticamente nessuno, c'era pochissima gente. Penso di non aver mai visto così poca gente da IKEA, ma me lo aspettavo perché di venerdì pomeriggio tanti lavorano, quindi immaginavo ci fosse poca gente. Invece in autostrada abbiamo trovato un bel po' di traffico, perché secondo me c'erano le partenze, le persone che vanno via in vacanza, e quindi era molto molto trafficata, tantissimi camion, una roba pazzesca. Però abbiamo fatto in fretta, sia all'andata che al ritorno, neanche un'ora. Di solito io ci metto per andare a Torino più o meno un 45-50 minuti, a sto giro ci abbiamo messo un'ora perché c'era un po' di traffico, però niente, ce l'abbiamo fatta. Allora ho preso i Besta, ho trovato i Besta, ne ho presi tre, come avevo già qua, praticamente verrà la stessa soluzione che avevo qui dove avevo la parete, però dall'altra parte, però li ho presi un pochino più sottili rispetto a quelli che abbiamo già, che sono da 60, come vi ho già detto più di una volta, li abbiamo presi da 22 cm perché non volevamo che ingombrasse troppo. Ci sarebbe stato perché il tavolo non verrà proprio contro la parete, però a livello visivo volevo un qualcosa di meno profondo, e allora abbiamo preso quello da 22 cm. Ne abbiamo presi tre, potevano starcene anche quattro, però a Mauro non piacevano, ha preferito la struttura da tre proprio come avevamo di là, perché avendo i tagli, perché a differenza di quello e a differenza di quello che avevamo qui, che erano due, allora erano due blocchi, uno da due e uno da uno, questo qua da 22 cm, il blocco da due io non l'ho trovato, e quindi ho dovuto prendere uno e hanno i tagli. Però vediamo, pensavo magari poi più avanti di farmi fare un pezzo di legno bianco laccato da andare ad adagiare sopra e coprire i tagli, quindi le divisioni dei tre mobili. Lì invece, per esempio, non ne abbiamo bisogno perché lì abbiamo il piano in vetro, che tra l'altro in molti di voi mi hanno segnalato che non c'è più il vetro come quello che ho io, che è un vetro bianco, un trasparente bianco, adesso invece lo fanno sul verdino, e mi avete detto che è terribile, che è bruttissimo, e quindi meno male che io ai tempi avevo già acquistato questo qua, quindi mi è rimasto. Non l'ho dato a mia mamma perché noi avevamo da coprire un buco per la telecamera che avevamo lì, quindi l'abbiamo tenuto noi e l'abbiamo messo in quello lì proprio per coprire questo buco. Però mi avete proprio detto questa cosa, e meno male che io avevo questo qui, perché mi avete detto che non è bello come questo. Qui invece lo dovremo far fare, probabilmente lo faremo fare bianco laccato come le ante. Abbiamo preso i tre blocchi, ho preso anche le ante come quelle lì e come quelle che avevamo, e poi ho preso, vi appoggio un attimo qui, ho preso anche il binario perché Mauro mi ha detto che nell'altro Besta che avevamo noi non era necessario mettere il binario perché aveva i buchi per i tasselli, quindi noi l'avevamo tassellato alla parete. Invece questo qui mi ha detto non so se ci sono, secondo lui sì, ci sono i buchi, però mi ha detto non si sa mai, prendi i binari, tanto costavano 5 euro l'uno e almeno siamo tranquilli, mettendo il binario siamo tranquilli che riusciamo ad agganciarlo. Non ho preso le cerniere per le ante perché Mauro mi ha detto che ne abbiamo un sacco, io spero vivamente che vadano bene, lui mi ha detto che le abbiamo, di non prenderle, anche perché costano un sacco, cioè una confezione di cerniere dove ce ne sono due costano 10 euro, quindi una confezione di 10 euro, quindi io avrei speso 30 euro per 2, 4, 6 cerniere che magari abbiamo. Quindi lui mi ha detto non buttare 30 euro, non prenderle, sono quasi certo di averle, se fosse che non le abbiamo al massimo le ordiniamo, pazienza, non è la morte di nessuno, le ordiniamo e spendiamo questi soldi. Però lui mi ha detto prima di buttare 30 euro vediamo un attimo se le abbiamo, così almeno andiamo a utilizzare quelle lì, spero, perché sennò devo stare col Besta senza ante finché non mi arrivano.
Poi ho preso, allora, due candele così per mia mamma da regalare alle mie cugine e sono 50 ore. La confezione è molto bella, il vasetto è molto bello, è un tortora, guardate, che secondo me possono utilizzare poi anche dopo. Quando finisce la candela lo possono lavare e utilizzarlo come vasetto per una piantina e la profumazione è questa qui, è buonissima. Io che non amo le profumazioni dolci, però questa qui mi piace da matti. E ne abbiamo prese due, una per una cugina e una per l'altra, quindi questa è da parte di mia mamma. E poi va ad abbinarci in qualcosa dei miei prodotti, o la crema mani, adesso ha detto che deciderà, o la crema mani o il profumo, vediamo un attimo. Poi ho preso, guardate, mi siedo perché tanto sono duri, ho preso questi qui. Secondo me sono nuovi, io non li avevo mai visti. Quando li ho visti ho detto li prendo per il bagno, perché io avevo quello là bianco bello che ho preso da, non mi ricordo dove, non mi ricordo dove l'avevo preso, bianco tutto un po' lavorato, però ne avevamo solo più uno perché Mauro l'altro l'aveva rotto. Quindi quello lì lo terrò per la, da mettere dove c'è il bidet e dove abbiamo i doppi lavabo, perché ne abbiamo nel bagno in camera i doppi lavabi, quindi abbiamo bisogno di uno per me e uno per Mauro. Ho preso questi qui che sono in plastica, quindi almeno anche se cadono non si rompono, perché io sto sempre molto attenta. Mi è capitato nella mia vita di farli cadere, magari facendo pulizia mi scivola e va per terra, però sto sempre molto attenta. Mauro invece tante volte me lo fa cadere, quindi già uno me l'ha rotto e allora li ho ripresi in plastica. Sono molto carini, speriamo che non siano troppo leggeri. Avevo un po' il dubbio su quello, sul fatto del bicchiere che sia troppo leggero mettendoci il dentifricio, lo spazzolino, però proviamo. Allora, c'è il piattino e poi c'è il bicchiere per appunto lo spazzolino. E poi c'è il dispenser del sapone, che adesso vado ad agganciarlo perché spero non sia rotto, perché ho trovato la stanghetta tolta, no? È così, bianco con il dispenser nero, così, così riprende un po' il bagno ed è così, carino. Costava pochissimo, mi sembra 4-5 euro, costava veramente poco. L'ho preso per questo perché costava poco e appunto ne ho prese due confezioni, uno per me e uno per Mauro. Adesso poi vado a metterlo domani con calma quando faccio pulizie, più pulizie lo metto. E poi ho preso questo regalo per la mia collega che ha avuto un bimbo già da qualche mese e domani, siccome vado a trovarla a casa, ci vediamo ogni tanto, però domani vado proprio da lei a trovarla a casa, perché da quando è nato il bimbo che non sono riuscita ad andare. Avevo organizzato quando poi mi è venuto il Covid, dovevo andare da lei, soltanto che le ho detto: guarda, non vengo in questi giorni perché non mi sento tanto bene, non vorrei comunque con un bambino neonato venire e attaccarmi qualcosa. Non avevo febbre, non avevo niente, però avevo niente, ma avevo questa tosse. E allora le avevo detto: guarda, non me la sento perché non voglio attaccarvi niente, meno male che poi non sono andata, perché dopo qualche giorno mi sono fatta il tampone, e avevo il Covid. Le ho preso questo completo letto, non so se è un copripiumino o un piumone normale, non ne ho idea, vediamo se c'è scritto. Sette biancheria da letto, lenzuolo con angoli, non lo so, no, secondo me è un, sì, forse è un copripiumino, vabbè, non lo so. Comunque è bellissimo perché è grigio con le nuvolette bianche. Le ho preso questo, cioè io ho preso, perché a Gabriele gli ho preso questo, perché ha la camera tutta sul bianco grigio, quindi appena ho visto questo qui mi è piaciuto tantissimo, ho deciso di prenderglielo. Poi lo trovo molto elegante, a me piacciono queste fantasie molto soft, molto delicate per le camerette, e quindi ho preso questo qui. E poi
ho preso anche queste qui che sono delle allora vediamo come si chiamano perché non mi viene mai in mente il nome, non so neanche se c'è scritto. Vabbè, sono quelle, quei teli, strano che allora non c'è scritto, comunque sono quei teli che si mettono per quando magari si allatta, poi si appoggia alla spalla, così se dovessero magari digerire o fare un piccolo ricurgito c'è questo telo. Però se no si possono utilizzare magari anche d'estate nel passeggino, nella carrozzina, per non far sudare il bimbo. Quindi gliel'ho preso. Questo qui ce l'avevo già in mente da un po' di tempo, di prenderglielo, perché sono molto utili. Mi ricordo Ale quando aveva Pietro Enea, li utilizzava tantissimo. E quindi gliel'ho preso. Ce n'è uno grigio, un grigio caldo, bello, con la luna. E l'altro invece con i pois, bianco con i pois grigi, quindi tutto sul grigio. E poi avevo preso una coperta che ce l'ho già di là, grigia, quindi gli ho preso questo set. E poi domani mattina andrò in giro a cercare qualcosa anche per gli altri due figli, perché ne ha una di 10 anni e uno di 17, e andare lì a mani vuote mi dispiace per loro, perché è giusto così. Quindi domani andrò a prendere un pensierino anche per loro, così glielo porto. E basta, questo è tutto il mio shopping per quanto riguarda IKEA, finalmente. E domani saremo impegnatissimi, perché domani mattina devo andare a ritirare una cosa per me, un regalo di Natale, e quindi vado a ritirarlo domani mattina, poi vi faccio vedere di che cosa si tratta. Poi vado a prendere, se riesco, 2 o 3 regali, perché non ho ancora fatto niente, non ho ancora trovato il tempo di comprare regali per Natale, col fatto dei lavori e tutto. E poi quest'anno per me è un Natale un po' così, quindi non lo sento tanto, vi dico la verità. Non vedo l'ora che arrivi per stare in famiglia, perché è uno di quei momenti magici dove comunque ti vivi la famiglia con un'atmosfera diversa, perché di solito ci vediamo magari non godendoci il momento, perché si va sempre di fretta, si dà sempre per scontato un po' il fatto di vederci con le persone a noi care, lo diamo sempre troppo per scontato, quando in realtà poi ci fermiamo un attimo, invece dobbiamo veramente pensarlo come un momento, oltre che importante, anche veramente sacro, ecco. Però a Natale c'è quella magia in più, secondo me, c'è quell'atmosfera diversa, quell'atmosfera di festa, dello stare insieme con un qualcosa in più, ecco. Però nonostante io sia felicissima che arrivi il Natale per godermi la mia famiglia a pieno, poi c'è lo scambio dei regali con Pietro Enea, cioè per me è un momento veramente importante. Noi spesso dormiamo da Ale, ci svegliamo il mattino, il 25, apriamo i regali con Pietro Enea, tutti insieme ce li scambiamo con mia mamma, mia nonna, è un momento veramente bello. E quindi non vedo l'ora che arrivi, però come sapete la mancanza di Zoe per me è molto forte in questo periodo, quindi non riesco a godermi il momento. E anche questa cosa dei regali l'ho un po' presa sotto gamba, però mi sono trovata adesso che devo assolutamente tra domani e domenica andare, perché ovviamente devo assolutamente rimediare. Quindi domani sarà una giornata molto importante, poi è impegnativa, poi andrò a trovare questa mia amica a casa, che non abita qui vicino a me, abita un pochino più in là, e poi nel pomeriggio andremo al compleanno del figlio di due nostri carissimi amici, quelli con cui andiamo in ferie, e quindi sarà una giornata super piena. Poi al mattino verrà Martina, che devo darle una cosa, verrà un'altra ragazza, cioè sarà veramente una giornata full domani. E domenica andremo a prendere i regali e poi nel pomeriggio staremo a casa, poi la sera andremo a mangiare le mie suocera. Però magari domenica pomeriggio iniziamo a fare qualcosa a casa, iniziamo a mettere la televisione in primis, e poi vediamo, magari lampadari, vediamo quello che Mauro ha voglia di fare.
Tanto poi ci sono le vacanze, adesso vabbè, togliendo il 25 che saremo a pranzo, però poi il 26, 27 così saremo in tranquillità e staremo a casa, quindi riusciremo a fare tutto quello che riusciamo insomma a fare per avere la casa sistemata, così posso ricevere amici e tutti per far vedere e per stare un po' insieme, per accoglierli. E basta, adesso vado a mettere tutto via, io vi saluto, edito questo video così stasera ve lo faccio uscire, anche questo uscirà un po' tardi, però lo sapete. Adesso vi mando un grosso bacio e ci vediamo poi domani con un nuovo video. Siamo arrivati quasi alla fine di questi Vlogmas, è volato.